Oggi ci troviamo qui per un importante momento. La scorsa stagione, credo di questi periodi circa, abbiamo Sigma Basket Barcellona ha voluto fortemente creare una partnership con un'associazione importante che è 30 nodi per il fegato. Lo slogan che noi stiamo cercando di portare avanti già da un anno e vogliamo ancora confermare è fai un assist alla ricerca. Io non mi dilungherò molto perché qui abbiamo il responsabile di 30 nodi per il fegato, il professor Gringeri, che ci darà spiegazioni del perché sta continuando questo rapporto con la Sigma Barcellona, della volontà del presidente Bonina di continuare in questo rapporto. E ci darà delle informazioni più dettagliate in merito. Vi vorrei anticipare che nel corso della partita di domenica scenderemo in campo per promuovere appunto quali sono le attività di questa associazione. Lascio la parola Faccio le al parolette con lei. presidente. Sì. Anzitutto ringrazio quindi perché sei sempre molto sensibile a qualunque iniziativa fa il Basket Barcellona. Oggi non si parla di numeri, non si parla di canestri, non si parla di assist, non si parla di classifica, ma ritengo quindi che lo sport, quindi specialmente in un contesto come Barcellona, soprattutto il basket, sia soprattutto sociale. Quindi siamo lieti quindi di poter accogliere qualunque tipo di iniziativa quindi venga rivolta al sociale, ma soprattutto nei confronti quindi di questa iniziativa quindi legata quindi alla salute e soprattutto quindi a questo discorso, questa ricerca quindi di 30 note per il fegato, ma soprattutto perché sono legato al professore Gringe da un grande rapporto di amicizia e anche quindi perché le sarò grato a vita quindi che ha salvato la vita a mio padre. Quindi sono doppiamente orgoglioso di poter accogliere qui a Barcellona Enrico Gringe per promuovere questa iniziativa e speriamo che ci diano i giusti risultati, quindi che attraverso questa iniziativa si possano salvare tante altre vite. Passo la parola al professore Gringer per esporre meglio nel dettaglio quindi come Buonasera a funziona tutti, l'iniziativa. intanto grazie al Presidente per questo invito. Io credo che questo sia un momento veramente molto, molto importante, anche lo slogan che ha pensato di coniare il Presidente, che è quello di fai un assist alla ricerca, un po' in tema con il calcio, e poi la parola assist racchiude in se stesso appunto quello che è l'altruismo, no? Anche nel mondo del calcio, fare un assist, nel mondo del basket, del O del calcio calcio o del pure. calcio pure. Fare un assist è un gesto ovviamente di altruismo, un gesto di altruismo è un gesto di squadra, un gesto di squadra perché noi siamo abituati a lavorare in squadra, il nostro lavoro ovviamente è di equipe, e a questo proposito devo ricordare, intanto introdurre cos'è l'associazione 30 nodi per il fegato, è un'associazione no profit che nasce da un'idea del professor Cillo, che è il mio responsabile, il direttore del centro trapianti e della chirurgia patobiliare dell'Università di Padova, dove io lavoro, e che ha avuto l'intuizione di fondare questa associazione appunto a favore della divulgazione per informare sulle malattie di fegato. Pochi sanno che le malattie del fegato oggi, la steatosi epatica, la cirrosi epatica, sono tutte malattie che conosciamo, i tumori del fegato, le metastasi, sono tra le principali cause di morte in Italia e nel mondo. Queste malattie oggi si possono curare, si possono prevenire grazie alla ricerca, ma è giusto anche informare la popolazione sulla possibilità di prevenire e di curare queste malattie. Un'altra importante mission della nostra associazione è quella dell'assistenza alle famiglie dei pazienti trapiantati. Il più delle volte son famiglie che vengono da più parti d'Italia, hanno bisogno del nostro aiuto, del nostro contributo, si trovano fuori casa, si trovano ad affrontare una malattia, si trovano anche spesso in condizioni che non sono in grado da sostenere, quindi hanno sicuramente bisogno del nostro aiuto. E poi per ultimo l'abbiamo detto, è quello di sostenere ovviamente la ricerca. Oggi senza la ricerca non si va da nessuna parte. Mi piace ricordare Starzl, sicuramente, che è il più grande chirurgo vivente, colui che fece il primo trapianto di fegato al mondo, che scrisse un libro, Puzzle People, in cui immaginava l'uomo costituito da tanti, come un puzzle, da tanti piccoli pezzi di ricambio, da tanti fegati donati che sostituiscono quelli vecchi che non funzionano più. La ricerca oggi è poter contare sul contributo. Mi rendo conto che viviamo in un momento politico, sociale un po' delicato, adesso non vorrei fare discorsi politici, però io sono a Messina da qualche giorno e ho sentito parlare solo di TARES, di spazzatura, di quello che c'è da pagare, quindi è anche difficile chiedere un contributo a favore della ricerca. Però fare ricerca e avere un contributo e sensibilizzare gli enti pubblici e privati in questo
preciso contesto in cui vi dicevo ci sono stati forti tagli, tagli alla sanità, tagli alla ricerca. Purtroppo senza questo sostegno noi non riusciamo ad andare avanti. E la ricerca oggi ci ha portato a cosa? Ci ha portato a curare queste malattie, dicevo, con metodiche mini-invasive. Oggi i pazienti con un tumore epatico vanno a casa dopo 3 giorni, vengono operati o addirittura il giorno dopo. Per non parlare poi delle malattie, quelle più gravi, più estese, oggi c'è la possibilità di fare degli interventi di chirurgia avanzata, come la chirurgia del fegato fuori dal corpo, avete sentito parlare dell'autotrapianto, e questo è reso possibile grazie al frutto della ricerca, della scienza in questo settore. Un ultimo argomento è quello della donazione degli organi. La Sicilia purtroppo è uno degli ultimi posti in fatto di donazione degli organi. È la regione che in Italia ha la più alta percentuale di opposizione al prelievo. E di questi giorni la notizia, avete sicuramente sentito, della bambina che abbiamo trapiantato a Padova, che è stata uccisa a Roma da un ubriaco, e i genitori hanno compiuto uno dei gesti più belli che si possa compiere, cioè quello di donare gli organi. Grazie al dono dei genitori di questa bambina, 5 bambini oggi in Italia sono vivi, grazie al dono appunto fatto dai genitori, dai loro genitori. Infine credo che proprio giorno 5 sia il mese, sia la data, scusate, ricorre un mese dalla morte di Nelson Mandela. Nelson Mandela diceva che lo sport ha la capacità di unire il mondo, di unire le genti, perché parla un'unica lingua che è comprensibile a tutti, che tutti capiscono. Ecco, mi piacerebbe che lo sport, domenica, il basket in questa occasione, parlasse un'unica lingua, che è quella della solidarietà. Grazie. Un'altra cosa volevo aggiungere, quindi, essendo quindi noi stati promotori di questa iniziativa, domenica quindi 1 euro a biglietto, quindi sarà dedicata quindi a questa operazione, quindi chiunque venga al palazzetto contribuirà anche pagando il biglietto, quindi a contribuire quindi alla ricerca, quindi si tentano di verificare.